Leo e Giulia. Noi come voi. Ehi, Raffa. Giulia. Ecco. Ehi. Ehi, Giulia, perché tutte queste regole a scuola? Dai, lo sai, perché dobbiamo proteggerci dal coronavirus. Cosa? Sì, Leo, c'è in giro un animaletto piccolissimo che se entra nel nostro corpo ci fa star male. Si chiama coronavirus. Il coronavirus è così piccolo che non si vede ad occhio nudo. Si posa sulle cose e può entrare nel nostro corpo attraverso il naso e la bocca. Ci fa venire la tosse, gli starnuti e la febbre. Fa stare male soprattutto alle persone anziane, come i nostri nonni, che sono i più deboli. Inoltre, il coronavirus può uscire dal nostro corpo. Per esempio, quando starnutiamo, parliamo o giochiamo con gli amici. E può entrare in altre persone, e poi in altre ancora, diffondendosi molto rapidamente. Questa trasmissione a catena si chiama epidemia. Se poi si diffonde in tutto il mondo, si dice pandemia. E noi, Giulia, possiamo fare qualcosa? Certo, Leo! Con il nostro comportamento possiamo impedire che il coronavirus si sposti di persona in persona. Dobbiamo interrompere il suo viaggio! Ah sì? E come? È facile! Basta seguire alcune semplici regole. Ricordati che le mani non sono sempre pulite e possono ospitare il coronavirus. Non metterle in bocca e non scaccolarti! Lavati spesso le mani col sapone e strofinale a lungo, magari cantando una canzone. A tavola, non usare il bicchiere o le posate dei tuoi amici. Quando starnutisci, usa un fazzolettino per coprirti la bocca. Oppure usa l'interno del gomito, così non sputacchi in giro. Grazie, Giulia. Ora ho capito. Lo spiego a tutti i miei amici. Purtroppo queste regole in questo periodo non bastano. Dobbiamo fare attenzione e evitare di stare vicini a troppe persone. È importante mantenere le distanze e usare la mascherina se necessario. In questo modo impediremo la trasmissione del virus. Ma anche se ci sono queste regole, è data annoiarsi.